La potenza dei bianchi e dei neri. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi nuova lezione del corso di disegno, una lezione un po' diversa dal solito. Giochiamo con il bianco e con il nero. Dei colori chic da sempre, ma che sono alla base del disegno. Sapere padroneggiare i bianchi e i neri ci darà la certezza di saper creare degli ottimi costrutti disegnati, perché il bianco e il nero danno struttura, profondità, vigore, forza, proiezione al disegno, e noi questo dobbiamo averlo sempre in mente quando andiamo ad immettere qualcosa su un foglio di carta bianco. Oggi faremo tre semplicissimi esercizi che vi renderanno tre esercizi barra gioco che vi renderanno palese la potenza del bianco e del nero. Bastano questi non colori per creare qualcosa e vedrete che con l'aggiunta dell'ombra il tutto sembrerà quasi toccabile, tattile, 3D. Vedrete come con tre semplicissimi ardimenti tecnici, che tanto ardimentosi non sono, com'è semplice capire lo studio del bianco e del nero e l'importanza che hanno. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fissare nella nostra mente il bianco e il nero. Bentornati sul piano da lavoro di Arte per te. Avrei dovuto fare un altro video, ma è giovedì pomeriggio, ho appena finito di correggere i vostri compiti sulla pagina Facebook per il corso di disegno e mi sono accorta che avete bisogno di un qualcosa. Sto sorseggiando il mio caffè mentre guardo i vostri lavori. Necessita un chiarimento visivo di quella che è la potenza dei bianchi e dei neri, e lo farò con un foglio d'album da disegno liscio, una Stabilo Point 88, quelle con la penna sottile, quella con la punta sottile, una matita 1B e dei pennarelli della Stabilo, le pen 68. A me servirà soltanto il nero, a dire il vero, perché oggi vi faccio vedere e vi faccio toccare con mano la potenza di questi due non colori, la potenza del bianco e del nero e di un altro neutro che è il grigio come ombreggiatura. Cominciamo subito. Facciamo un semplicissimo e divertentissimo esercizio per vedere quanto sia facile ingannare, quindi rendere tridimensionale un piano semplicemente con l'uso del bianco e del nero. Questo ci servirà per capire quanto importante sia il bianco e il nero. Prendiamo una tratto pen, tracciamo la circonferenza di un cerchio, io mi aiuterò con l'anima di uno scotch, voilà. All'interno di questo cerchio adesso tracciamo una croce. Dividiamo il nostro cerchio a spicchi, due da questa parte e due dall'altra parte. Cercate di essere il più speculari possibili, è possibile, e fate la stessa cosa anche dall'altra parte. Ok. Quello che avremo alla fine sarà questo disegno, che già di per sé è molto carino, ma a noi così non serve. Iscriviamo questa circonferenza all'interno di un rettangolo, fatto naturalmente a mano libera. Dividiamo il rettangolo in tante linee verticali e adesso anche tante linee orizzontali. Quello che avremo sarà questo. Cominciamo a riempire la scacchiera a scacchiera, riempendo di nero un quadrato sì e uno no. E adesso, sempre a scacchiera, compiliamo anche la sfera interna. Perfetto. E già così vedete come il disegno pare venga fuori. Però adesso manca qualcosa, manca l'immissione della
dell'ombra, perché questo disegno è tutto in luce. Adesso noi dobbiamo mettere un po' di ombra, facendo conto che la luce arrivi da qua. Faccio partire un'ombra che sia serrata nella parte inferiore, così, e circondi la sfera e la porto, ok, sino a metà e poco innanzi, così. Ho usato una 8B. Adesso allargo l'ombra utilizzando una 2B e o con un cotton fioc o con uno spumino, se lo avete, allarghiamo l'ombra della nostra sfera e immettiamo una leggera ombreggiatura anche sulla parete, ma proprio leggera, della sfera, così. E guardate come con l'apposizione di una semplice ombra quasi del tutto impercettibile, come il disegno comincia a venire fuori dal foglio. Adesso vi faccio vedere come, con esercizi ancora più veloci, che se non più semplici, ma veloci di questo, più semplici e più veloci, vi faccio vedere come creare degli effetti chiaroscurali veramente, veramente spinti. Partiremo semplicemente da delle linee che si intersecano per creare delle strutture con della profondità e poi andare a creare una struttura che abbia quasi una tridimensionalità visiva. Continuiamo. Il secondo è anche più divertente perché può essere intensificato nella difficoltà. Per esempio, allora abbiamo una serie di linee oblique. Ok? Fatene quante ne volete, potete farle sia tutte in una direzione, quindi oblique tutte magari da sinistra verso destra, che anche da destra verso sinistra. Ok, facciamo sì che siano inglobate all'interno di un cilindro dritto, quindi cancelliamo tutto ciò che è fuori e definiamo meglio tutto ciò che è dentro. Partendo da questo potremo creare delle linee che vadano verso dentro, ok? 1, 2, ok? 3. Prendiamo la nostra penna e cominciamo a fare la seguente. Tondeggiamo la parte superiore e scuriamola. Quindi facciamo scendere le due stanghette e la prima tondeggiamola. Facciamo scendere e tondeggiamo. Facciamo scendere tondeggiamo. La bellezza del nero. Non è più una serie di trapezi, ma è una sorta di spirale. Adesso facciamo l'altra che ci piace di più. Guardate un pochino. Tondeggiamo la parte superiore. Costruiamola proprio insieme. Andate proprio a penna perché dovete cercare di trovare la soluzione al problema. Quindi inseritevi. Voilà. Tondeggiate. Ok? Inseritevi. Facciamo che questo fuoriesca un po'. Ok. Ok? E la costruzione adesso diventa un po' più difficile. Adesso proviamo a fare un altro tipo di costruzione, sempre così. Sempre in maniera casuale, con piani inclinati, uno in basso, in alto,
in alto, vediamo un po' cosa viene. 1 e 2, ok? 1 e 2. Adesso diamo profondità e viene fuori un'altra costruzione e vedete quindi come da delle stanghette poi si può decidere di tondeggiare, quindi si comincia così e quindi si tondeggia maggiormente per dare magari maggiore profondità all'ombreggiatura. È come se si infilassero, si impilassero dei bicchieri di carta l'uno dentro l'altro. Oppure vediamo un po' di fare un altro gioco. 1 2 3 4 5. 5, vabbè, continuiamo a sto punto, facciamole tutte. 6 7, dai, facciamole tutte. A questo punto cosa fare? Andiamo a infilare sempre con la matita prima, tac, 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 da dentro fino all'estremità, da dentro fino a fuori, da dentro fino a fuori, da dentro fino a fuori. Questo invece facciamolo salire da un po' dentro fino a un po' fuori, così. 2 3 4 5 6 7. È una linea molto frammentata, quindi abbiamo fatto le linee curve, poi dalla punta della linea in basso verso dentro, dalla punta verso dentro, dalla punta verso dentro fino a incontrare la linea, mentre questa è da dentro verso il fuori della linea, da dentro verso il fuori, da dentro verso il fuori. Adesso cosa facciamo? Semplicemente guardate, olè, e raccordiamo attorno, coloriamo questo spazio, va bene? E al contrario, quindi facciamo 1, scendiamo, e 2, coloriamo lui e coloriamo le orecchiette, che così si vengono a creare. Quindi 1, magari per chi disegna da un po' sono cose molto molto semplici, ma per chi invece si approccia da poco allo studio del chiaroscuro sembrano cose dell'altro mondo. Effettivamente no, sono semplicemente degli ardimenti stilistici neanche troppo arditi per farvi capire come un piano bidimensionale diventi subito tridimensionale con due semplici non colori, il chiaro e lo scuro messi a contrasto diverso, a contrasto di diverso e di profondità, ma insomma in maniera molto semplice si riesce subito ad ottenere un movimento delle della figura anche senza il colore. Sembra di poter prendere qualunque ricciolo che venga fuori dalla posizione di due colori semplicemente mettendoli bene a contrasto con tagli netti. Naturalmente poi l'immissione dello sfumato, l'immissione del grigio, l'immissione anche di altri colori renderanno ancora più vivida l'immagine, ma a noi adesso interessa fissare in mente che senza il bianco e senza il nero non c'è costrutto del disegnato. Quindi anche nel disegno a colori, se voi non andate ad allenarvi mentalmente che il chiaro e lo scuro danno la forma, che la forma può venire fuori solamente dalla giusta posizione dei due contrasti, e allora bene, è inutile andare avanti. Vediamo un pochettino di capire nell'ultimo e terzo esercizio cosa voglio dirvi quando al chiaroscuro netto vanno aggiunte anche le gradazioni di colore. Molto semplice. Allora, creiamoci il nostro rettangolo di studio, facciamo finta che siano 5 strisce per 7. Adesso cancelliamo per esempio dalla seconda il secondo quadrato, così,
voilà. E idem facciamo la stessa cosa qui in verticale, dalla seconda a un secondo quadrato, e cancelliamo anche qui il quadrato in mezzo. In pratica cosa sto facendo? Tengo bene la linea esterna, vi faccio vedere. Dopodiché cosa faccio? Traccio una linea, faccio andare sotto e voilà. Ok? Quindi traccio una linea fino a qui, faccio andare sopra l'altro, creo una sorta di canestro e quindi torno qua. Anche qui tre quadrati, qui uno, 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 qui tre in giù, è una lavorazione a canestro. Guardate. Ok, capito? Una sorta di canestro. Adesso dobbiamo però fare in modo che questa maglia si infittisca e si infittisca di chiaroscuri. Come bisogna fare? Bisogna fare in modo che le ombre penetrino dalla luce verso l'oscurità. Quindi la luce fa questo lavoro. Sarà più copiosa, prendiamo questo in esame, più copiosa qua e qua, e poi mano a mano scemerà. Quindi io che voglio disegnare un'ombra fatta bene, comincerò dalla parte più scura, sto andando con una matita B, quindi una matita molto secca, fino alla parte più in luce. Ok? Parte molto scura fino a parte più in luce. Ok? Dove diraderò. Nella parte più scura ovviamente intensificherò per andare poi a sfumare più leggero verso la parte chiara. A che mi servono le varie gradazioni di colori? Vi faccio vedere. Se io prendo una 8B e la passo con la stessa intensità, guardate, automaticamente lei mi crea la sfumatura. Se io ho uno sfumino, comincio a sfumare la parte bassa della mia ombreggiatura e portarla verso fuori e poi vado ad intensificare la parte scura e con lo sfumino sempre tiro su il colore verso la luce. Quindi da più intenso, poi se sbordo, come nel mio caso, pulisco, perché la pulizia è molto importante, e con lo sfumino pulito faccio in modo che il neutro vada a imperneare nel bianco, quindi spezzo bianco e neutro con la gomma pane, tamponando. Posso usare anche il dito se avete abbastanza le dita asciutte. L'importante è poi pulire ben bene il tutto. E quindi intensifico la linea e la tiro su. Sfumo. Voilà. E la sfumatura è fatta. Facciamo la stessa cosa adesso anche dall'altra parte, quindi. Capite in una cosa così semplice e così geometrica quanto lavoro c'è? Io l'ho voluto fare insieme a voi per farvi capire che se volete un bel effetto sui disegni, non potete approcciare al disegno
la mattina della consegna, perché solo per fare un abbozzo chiaroscurale come questo va via un'oretta circa, ma è un abbozzo, non è un chiaroscuro, capito? Non è una cosa finita, consegnabile, è solamente un abbozzo, però dà l'idea di quello che deve essere il lavoro quando si attende ad un disegno. Dopo che abbiamo finito, guardiamo tutto il nostro disegno, puliamo tutte le parti che devono essere assolutamente bianche al millimetro, cioè senza lasciare nulla al caso, perché nel disegno nulla è lasciato al caso, ma è tutto tecnica. Abbiamo dato un po' di profondità. È soltanto un piccolo esercizio per farvi capire quello che c'è da fare. Se avessi avuto più tempo, avrei fatto anche questi in grafite, spingendo il nero, spingendo. Potete farlo voi. Questo è l'esercizio che vi lascio. Allenatevi con tutti gli step e far sì che il tutto risulti verosimile, quindi pulire bene, nettare perfettamente i bianchi, rimanere molto puliti. Solo con i bianchi e con i neri potete arrivare alla verità, perché la vita reale è imperniata di bianchi e di neri, di luci e di ombre. Lo sapete bene, la luce è bianca, l'oscurità è buia, tutto il resto lo inventiamo noi, tra virgolette, il colore è un qualcosa di aggiunto. Su questo poi potrete colorare, quindi anche quando fate disegni a colori non vi preoccupate, fate i colori, se vi mancano i chiaroscuri poi andate a grafite, perché vengono fuori lo stesso. State attenti ai bianchi e ai neri, vi prego, fate questi esercizietti il primo, il secondo e il terzo anno, se vorrete anche il quarto anno. Buon lavoro a tutti. E noi ci vediamo di là, dopo le foto. Visto che è semplice dare una struttura al vostro disegno, immettere le ombre, capire dove deve essere la parte più scura e via via andare a chiarificarla, spero che questo esercizio sia utile a tutti, non soltanto a chi segue il corso di disegno. Provate a farlo, è divertente. Mi raccomando, primo, secondo e terzo anno, al quarto lo lascio facoltativo, ma il primo, il secondo e il terzo anno mi farebbe piacere portassero a termine questi disegni. Io non voglio vederli, a me non interessa vedere quanto riuscite ad essere perniciosi, a me interessa che voi abbiate voglia di farlo per capire dove andare a insistere con gli scuri e dove invece lasciare chiarificato il bianco. Non fate mai mancare il bianco e il nero nei vostri disegni, così come non fatelo mai mancare anche nelle vostre vite, perché è tutto in mezzo che poi ci si diverte. E allora, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bianchissimo pollice in su, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare su Instagram, cercate Arte per Te, vi aspetto numerosi. Molto presto farò un giveaway di Arte per Te su Instagram, quindi iscrivetevi perché vi aspetto anche lì, e soprattutto venitemi a cercare anche sui miei altri canali, Ombretta, il mio canale di beauty e lifestyle, e più che altro il mio canale dove parlo di me come donna, e Due Cuori Una Cappa, il canale che ho insieme a mio marito Gabriele, in cui spignattiamo e ci divertiamo, un canale di cucina golosissimo. Basta cianciare, non mi rimane che darvi appuntamento qui per il prossimo video, che sarà un video creativo e divertente. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!